Ed eccoci qua alla nona puntata di TG Sui, che è come qua, introduzione diversa perché ci piace cambiare, sfondo diverso col mio costume e oggi un abbinamento di jeans molto molto bello, jeans bicolor con anche delle ciabatte casalinghe così per andare nell'orto che è proprio lì e che presto arriverà una puntata dedicata, eccolo lì. Vabbè, comunque, come vi avevo promesso, farò una puntata dedicata sul mio orto, che sarà una delle puntate preferite del mio TG. Comunque, allora, lancio un'iniziativa per Sovico, che poi esiste già, a dir la verità, quindi diciamo la sponsorizzo ancora di più. Sassi per un sorriso è il titolo di questa iniziativa che già esiste, appunto, che praticamente non consiste in nient'altro che trovare dei sassi colorati in giro per Sovico, in particolare vicino al comune, e praticamente le persone dovrebbero prendere questi sassi, tenerseli, farne altri, colorarne altri e praticamente continuare a deporli in giro per Sovico, così da innanzitutto colorare un po' Sovico e poi anche da regalare appunto un sorriso alle persone che prendono questi sassi e poi anche a quelli nuovi che li deporranno. Ecco, quindi mi raccomando, colorate tanti sassi, deponeteli, prendeteli e sponsorizzate questa anche voi, questa iniziativa davvero meravigliosa. E poi c'è una notizione incredibile, un new restyling del cinema di Sovico, che però attenzione, mentre il cinema di Sovico è in restaurazione per appunto la creazione della nuova sala di sopra, comunque si potrà vedere il cinema e i film sotto le stelle, quindi un cinema sotto le stelle, non vi dico la località perché non vorrei sbagliare, ma naturalmente è sempre qui a Sovico. Quindi mi raccomando, nonostante insomma non c'è il cinema vero e proprio, comunque c'è un cinema estivo sotto le stelle. E poi conosciamo il nostro bosco con delle giornate aperte nel bosco appunto di Sovico. Questa è un'iniziativa che lancio io personalmente perché comunque molte persone, non solo di Sovico, non conoscono bene 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 nei dettagli e nei paraggi tutto il bosco di Sovico. E tra l'altro nel bosco di Sovico c'è la tana del Tasso e la tana della Volpe, quindi è anche molto green e molto bello appunto andare nel bosco, conoscere nuove piante, nuovi fiori e anche nuovi animali. E oggi il quiz è un quiz molto molto personale, molto molto bello per voi, perché più che un quiz è una curiosità. Quale libro avete riletto con piacere dopo la fine delle scuole? Quindi mi raccomando, inviateci il video con la risposta del quiz, ok, al quiz anzi, alla mail lanotiziadesuic@gmail.com e poi io, il mio costume, il TG dei Suic, vi aspettiamo domenica prossima.